Rifugio Pranols è proprio quello che fa per me. Abbiamo fatto la lezione di Nordic Walking, abbiamo assaggiato taglieri di formaggi con il miele. Adesso però ci è venuta la curiosità di andare a scoprire un po' che tipo di formaggi vengono prodotti qua nella Val Belluna. Per cui adesso saliremo in macchina e ci faremo un giretto di qualche latteria e speriamo di essere fortunati e trovare proprio il momento in cui producono i formaggi e quali tipi di formaggi. Andiamo? Abbiamo trovato la latteria Sant'Antonio di Tortale. Sono qua con Michela, siamo a Sant'Antonio di Tortale, in provincia di Belluno. Allora Michela, abbiamo visto delle fasi della lavorazione che poi ci spiegherai bene. Mi è venuto un appetito incredibile, ci hai spiegato il formaggio crudo, formaggio semicotto, formaggio cotto, l'appetito è aumentato nel frattempo. Michela, da quanto tempo esiste intanto la latteria? È viva dal 1932. Tu però non sei qui dal 1932. No, da prima. Da prima. Mi porto bene io gli anni. Da quant'è che sei qua? Io sono qua da 6 anni. Da 6 anni? Sì. Quindi è la tua principale attività, una gran passione. Passione è una stalla, anch'io, con 30 mucche, insomma, ho il mio bel lavoro. Quindi proprio dal principio della produzione fino al formaggio, quanti tipi di formaggio produci? Allora, qui produciamo dai freschi ai vecchi, dalla stagionatura, diciamo dai 20 giorni fino all'anno di stagionatura. C'è la varia tipologia, c'è il fresco un po' più grasso, più tenero, più morbido, un po' più secco, più duro, cioè è spaziata la gamma, brava. Facciamo anche molte cacciate speziate. Peperoncino, pepe, peperone e quant'altro. So che avete vinto anche un bel secondo premio. Abbiamo vinto un secondo premio per il formaggio fresco più buono della provincia di Belluno. Ragazzi, non è poco. Mica briciole, eh? Non è poco. Bravi, bravi tutti quanti, sì. I collaboratori, il presidente della latteria, la mia collega che è un gran supporto, se non ci fosse lei. Beh, certo, il lavoro d'equipe, però sì, siamo una bella squadra. Principalmente, sì. Insomma, la tua manualità mi ha colpito. Sì, anche il latte è buono. Anche il latte si fa buono. Un buon formaggio se il latte è buono. Che tipo di mucche avete? Pezzate rosse. Okay. Tendenzialmente c'è qualche bruna alpina, ma bravo. Pezzata rossa. Ok, parliamo un po' delle fasi di lavorazione. Allora, qui mi arriva il latte appena munto, arriva, lo porta la mia collega, viene stoccato nella vasca refrigerante, io al momento del mio arrivo lo trasferisco in caldaia, lo scaldo, lo scremo, ne tolgo una parte di panna, non tutta, un 10% della quantità totale per fare il burro. Il restante latte lo lavoro. Scaldo il latte, caglio, poi dopo 40 minuti, 35-40 minuti taglio la cagliata, lo cucino. La tagli con dei macchinari particolari? Allora, viene tagliata con la lira, che è quello strumento lungo che avete visto, sì. Che è fatto a forma di chitarra, sì, si sì, chiama sì. Lira, poi viene tagliata con la lira meccanica, sì. per far meno fatica, viene cucinato a sua volta, portato a temperatura idonea per la produzione relativa al formaggio che voglio fare. Ok, oggi nello specifico cosa abbiamo? Allora, oggi ho cagliato il latte, vuol dire ho messo il caglio al latte a 37 gradi, lo porto a 45 e faccio un mezzano, è okay. Pasta semicotta. Ok, facciamo un mezzano, proviamo a fare un mezzano. Si prova. Ci riesci. Non lo sarei già mangiato. Poi, niente, finita la cottura, lo lascio depositare sul fondo, lo estraggo con le tele, lo metto in fasciera, lo pressiamo, va bene pressato per far espellere quel po' di siero che rimane, per dare comunque una bella forma al formaggio, che tendenzialmente la pressatura serve più a dare una bella forma che tutto il resto.
poi niente, lo mettiamo in salamoia domani in cantina a stagionare e poi si mangia, così arriva sui piatti e viva, poi si mangia con la polenta magari con noi. La panna tolta dalla scrematrice, dalla scrematura del latte, sì, viene messa nella zangola, per forza di centrifuga viene sbattuto e si riduce a burro, si viene staccata proprio la parte della materia grassa dal latticello, praticamente, okay. Si stacca. Poi lo mettiamo nell'impastatrice e escono i pezzettoni di burro, li incartiamo manualmente io e la mia collega. Tutto manuale. Per fortuna, è per fortuna. Per quello che abbiamo vinto un buon premio.